C'è un welfare criminale attuato dalle mafie nei luoghi e nei territori in cui i clan cercano di esercitare il proprio dominio, un fenomeno preoccupante che lo Stato non smette di contrastare, è quanto affermato dal presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, che ha siglato un protocollo d'intesa tra l'ANAC e le procure facenti capo a quella generale della Corte d'Appello di Napoli. Certamente in una realtà come la nostra, che ha tantissime potenzialità, la presenza di una corruzione massiccia e nello stesso tempo la presenza anche di una criminalità organizzata che per quanto in parte sconfitta è ancora viva, sono elementi che finiscono per creare problemi allo sviluppo. Tante volte mi sono chiesto che cosa sarebbero stati i nostri territori senza questi mali. D'altro canto però è anche vero un dato, purtroppo, che in certi quartieri si sente fortissima la presenza di un welfare criminale. Si sente fortissima la presenza, diciamo, di situazioni nelle quali le ragioni, le povertà certe non esplodono proprio perché c'è una presenza di welfare criminale. E quel welfare criminale preoccupa ulteriormente perché c'è un pezzo di cittadini che continua evidentemente ad avere rapporti economici con la criminalità organizzata di dipendenza. Il protocollo, che segue quello già siglato tra l'autorità e la Procura di Napoli Nord, è un ulteriore tassello nella collaborazione al contrasto dei fenomeni corruttivi in Italia con le procure che potranno avvalersi delle consulenze dell'autorità. A firmare l'accordo il procuratore generale presso la Corte d'Appello Partenopea, Luigi Riello. Quando un magistrato procede per corruzione e altri reati, ne informa l'ANAC. Quando l'ANAC, nei suoi penetranti importanti poteri ispettivi, verifica l'emergenza di indizi di reato, informa l'autorità giudiziaria. Io credo che già da questo scambio di informazioni possa nascere sul piano operativo qualcosa di molto importante e credo che i risultati non tarderanno a venire.